Allora, questo è un pezzo di pietra per quelli che passano. C'è dietro un po' di... No, questo qui, lo vedete questo? No, non è una porta. Questo non posso. È una specie di stele di pietra. No. Mi sentite? Vabbè, chi vuol... Adesso in 2-3 minuti vi faccio vedere come dietro un pezzo di pietra così c'è molta storia. E ve la racconto perché comunque, ripeto, sono i 1700 anni dall'edito di Costantino. E, vabbè, io ve lo dico. Questo tipo di opera si chiama, c'è scritto Kakkar, che sembra una parolaccia. K-H-A-C-H-K-A-R. È armena. La pronuncia è Kakkar. Me l'ha detto un'armena e ho anche dei filmati in inglese che mi parlano. Si pronuncia così. Ora, qual è stato il primo stato al mondo che ha riconosciuto la religione cristiana come religione di Stato? L'Armenia. Brava, hai vinto. L'editto di Costantino è del 313. Quando è che è stato fatto, quando è stato deciso che l'Armenia aveva come religione di Stato? Lei prima, 301. Quindi 13 anni prima che il cristianesimo dalle nostre parti fosse tollerato, non era religione di Stato, era tollerato, in Armenia era religione di Stato, quindi o credevi a quello o non ti andava tanto bene nella vita. E adesso qui c'è un intrigo, c'è una storia tipo Beautiful, perché c'è una versione ufficiale secondo cui il re Tiridate III, che era un re di una dinastia, della dinastia Arsacide, di cui parto, zona venivano dalla Persia, all'inizio perseguitava i cristiani. Poi pare che con l'intervento di San Gregorio, che guarda caso era il figlio di quello che gli aveva ammazzato il padre ed era della stessa famiglia, però era fuggito in Cappadocia ed era diventato, poi diventa, è il patrono di Nardò in provincia di Lecce, quindi è stato riconosciuto anche dalla Chiesa Cattolica. San Gregorio l'Illuminatore arriva, secondo la versione ufficiale, lo convince, lo converte e allora lui illuminato decide che quella diventa la religione ufficiale, non tollerata, la religione ufficiale. Poi ci sono i cattivelli che dicono un'altra cosa. La religione cristiana dov'è che era perseguitata? A due passi, nell'impero romano, che era un impero grosso e quindi rischiava di assorbirli. Quindi c'è chi dice, ma questo ha colto l'occasione, la palla al balzo. Se io faccio diventare gli armeni tutti cristiani, questi col cavolo che fuggono nell'impero romano per andare a rompermi le scatole, perché se vanno là fanno una brutta fine. Quindi, meglio di così, io lo scelgo come religione di Stato, inizio a dare un sacco di soldi a questo Gregorio che va in giro a fondare monasteri, chiese e così via. Quindi in realtà c'è una storia di repressione nell'inizio del cristianesimo come religione di Stato in Armenia. E perché l'ho raccontata anche se questi robi li fanno dal 9, iniziano a farli nel 9 secolo, quindi 600 anni dopo che l'Armenia diventa cristiana? Perché come c'è stata probabilmente una violenza nel prendere un popolo che era pagano e dirgli voi da domani siete cristiani, cioè, io non so se è chiara la situazione, fino al giorno prima la religione ufficiale era un'altra, cioè, da un giorno alla mattina il prete della religione ufficiale è come se in Italia da domani dicono a Francesco, a Papa Francesco, e guardi, e lei qui non è più desiderato, voi fate bagagli, andate via perché da oggi siamo tutti islamici. Non era. Perché l'ho raccontata? Perché questi oggetti sono stati distrutti dalle varie popolazioni che hanno invaso l'Armenia, tra cui i turchi, ma anche i mongoli e altri, per cui adesso sono un patrimonio dell'UNESCO perché a livello artistico sono importanti, ma nelle parti dove l'Armenia è stata conquistata da altri stati hanno fatto una brutta fine, ne rimangono pochissime. Avevo fatto un numero, una quarantina, comunque non ne rimangono tantissimi in Armenia, poco catalogati. Non lo so. Questo pure. Comunque, questo sasso, che è abbastanza nascosto, ha tutta questa storia da raccontare.